Volete fare una presentazione di questo oggetto? Sono voluti 3 motori da competizione. 500 litri di benzina utilizzati. 450 energy drink. 250.000 ore di lavoro. Oltre 50 tesi di laurea dedicate al progetto. 18 fidanzate abbandonate. Per un solo obiettivo. Realizzare la prima formula SAE dell'Università di Bologna. Nella quale partecipano oltre 500 università al mondo, dove non vince la macchina più veloce, ma vince il team che è più affiatato riesce a sviluppare il miglior progetto sotto i molteplici punti di vista. Come possiamo vedere, questo è il nostro primo prototipo, che è abbastanza affascinante, non solo dal punto di vista estetico, ma anche dalle qualità, diciamo, dinamiche. Riesce a fare da 0 a 100 in 4 secondi e raggiunge una velocità massima, diciamo limitata, intorno ai 160 km/h. Con questa macchina abbiamo preso parte a 2 competizioni internazionali che si svolgono nell'ambito di tratti universitari e abbiamo ottenuto impressionanti risultati per essere ultimi al primo anno. Secondo la classifica mondiale siamo la seconda università in Italia e la 67ª su oltre 500 università presenti al mondo. Siamo felici di essere qui a parlarvi di questo progetto, in quanto vorremmo dargli la maggiore continuità possibile e siamo pronti ad invitare e accogliere studenti provenienti da qualunque facoltà, in quanto il progetto si distingue per la sua multidisciplinarietà. Vogliamo dare un gesto, diciamo, di consegna, un messaggio di consegna, il premio che abbiamo vinto in Spagna 2 settimane fa a Girona, cioè il secondo posto assoluto. Vogliamo dare al rettore, in quanto massima autorità, in quanto pilota dell'università. Tanti altri premi a seguito di questo. Prego! Facciamo qui la consegna? Thank you.
di veterinario nel vostro team, per esempio? Potrebbe allevare la mascotte del team, un piccolo animaletto che potrebbe portarci dietro il campeggio. Ah, perfetto, ok, quindi c'è un...